Il talismano. Postman. Ovviamente questa è... UEFA Champions League. Ciao a tutti fratelli e sorelle Juventinazzi, Top Land, da parte del vostro postman. Allora, caro Marcello, oggi non siamo nella nostra abituale location, sono ospite qui a casa del talismano di Andrea. Questo è il sagrario di Andrea, non per niente ci abbiamo la focia, esatto. È cominciata una stagione incredibile, quindi allora, siamo mancati per la prima preview, che Andrea stava male, era influenzato, guarda caso la Juve adesso. Quindi, presagio, Marcello l'aveva detto in trasmissione, se lo sentiva anche lui, quindi però oggi ci siamo. Juventus Olympiacos, Allianz Stadium, seconda giornata gruppo D. Allora andiamo con la probabile, presunta forse formazione, caro Marcello, vai Andrea. Mister Allegri sembra proiettato per un 4-2-3-1 con Sturaro terzino destro, Alexandro terzino sinistro. E i centrali saranno Chiellini e Barzagli davanti a Buffon, ovviamente. Poi ho Matuidi e Pjanic davanti alla difesa, con Cuadrado a destra, Mandzukic a sinistra, Dybala trequartista e Higuain prima punta. C'è un ballottaggio nel momento in cui dovesse giocare magari Benatia con Barzagli terzino destro. Falso terzino destro. Esatto. Perché potrebbe essere la difesa a 3-3-4-3-3-4-1-2, non si sa, è tutto esatto. Proprio in divenire, anche perché stiamo registrando che ci devono essere i convocati. La conferenza stampa di Allegri, però siamo riusciti ad incontrarci con Andrea stasera, così al volo, perché dopo lui deve andare via. Quindi Andrea, de fatto mercoledì sera comincia la nostra Champions, partita perché, già quasi decisiva. Sì, le due tanto interne dovranno essere esatto. 6 punti per forza. Quindi è proprio il caso di dire che vincere, no? È l'unica cosa che conta. Rivediamo Andrea per la preview dei Juventus Sporting e ci vediamo per i post partita. Ringraziamo Giuseppe, fratello di Andrea, che ci sta facendo da cameraman. Come sempre, fino alla fine. Vamos Juve!